e sapienza su chi ascolta. Continuiamo la trattazione sulla virtù regina, la virtù principe della vita cristiana che è la carità, la divina carità. Abbiamo detto già alcune cose sulla carità. Oggi eh, proseguiamo il discorso su questa, questa virtù che È divina, perché Dio stesso è carità. La definizione principe di Dio, questa, Dio è carità, nel senso di amore assoluto, totale. La di Dio è quello di essere amore. Abbiamo detto già che la carità è l'amore per eccellenza, non nel senso deviato in cui eh, si esprime l'accezione moderna come atto di Adamosina, abbiamo visto alcune delle caratteristiche grandi che definiscono la virtù di carità. Perché è necessaria la virtù di carità? La virtù di carità è necessaria perché senza la carità che plasma la nostra volontà, se vi ricordate abbiamo detto che non è che noi compiamo un atto con la carità, è un atto con la volontà. È sempre la volontà che opera, che agisce. E la volontà è rivestita da questo abito di carità che la informa e che eleva e soprannaturalizza i suoi atti, che sono atti di volontà. E con la volontà che noi amiamo. Ora, la volontà con cui noi amiamo, senza la carità, che cosa può fare? Ci può essere un amore solo naturale, certo, l'amore naturale ci può essere nel momento in cui la volontà come tale opera, agisce, compie degli atti di amore, l'amore si realizza, certamente, ma se ricordate la lezione scorsa, che cosa può realizzare? Un bene naturale, che rispetto a un bene soprannaturale è... La distanza è abissale, la distanza è abissale. Quindi, innanzitutto la volontà senza la carità può compiere il bene naturale, ma non, compie, non può compiere nemmeno un atomo di bene soprannaturale. Quindi, qualunque cosa la volontà operasse nell'ambito della sua natura, quindi come amore naturale a se stesso, agli altri e alle cose, gli varrebbe poco o punto per la vita eterna, per la vita soprannaturale, per la vita spirituale, se la volontà non fosse soprannaturalizzata dalla virtù della carità. Quindi, la sola volontà, per sé, può compiere solo, A, può compiere solo il bene naturale e non può compiere il bene soprannaturale. B, secondo, la volontà senza la carità può compiere il bene naturale solo in parte, non totalmente. Quindi guardate quanto è limitata la nostra volontà, la nostra capacità umana senza la grazia di Dio, senza le virtù soprannaturali. E questo soprattutto in conseguenza del peccato eh, originale. Perché il peccato originale non solo ci ha fatto perdere la grazia con tutte le virtù infuse, ma ha anche diminuito. La capaci le capacità naturali dell'uomo. Non le ha distrutte, ma le ha diminuite. Per cui la volontà, senza la carità, non può assolutamente amare Dio, può compiere solo il bene naturale e di questo bene naturale può compierne solo una parte, non totalmente. Ecco perché le virtù soprannaturali sono assolutamente, essenzialmente necessarie all'uomo perché possa raggiungere il fine della sua vita umana, che è il possesso beatifico di Dio. San Paolo, nella lettera ai Corinzi, a capitolo 13 della lettera ai Corinzi, esplode in un inno alla carità e la definisce così. Dice Paolo, se anche... Parlo delle lingue degli uomini e degli angeli. Dono il carisma delle lingue è appunto un carisma dello Spirito Santo che si sdoppia il carisma delle lingue umane, che hanno una configurazione, una caratura eh, meno spirituale rispetto alla lingua degli angeli che è discendendo dalle sfere celesti, dalle pure sfere eh, celesti, ha una Dinamizzazione più elevata di sapore più soprannaturale quindi dice: Se anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho località, sono un bronzo sonante o un cembalo squillante, e se anche ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede. Sì, da trasportare le montagne, ma non ho la carità non sono niente. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, ecco la travisazione della carità come elemosina. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e tutti i miei averi e se anche dessi il mio corpo a essere bruciato vivo, anche proprio corpo per essere bruciato vivo. Quanta gente si è data a fuoco, o per protesta o per altre motivazioni pseudo-religiose non serve a niente, neanche bruciare il proprio corpo se non si ha la carità. E quindi se anche dessi il mio corpo a essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova nulla. E qui Paolo passa. A definire alcune caratteristiche della virtù di carità e dice: la carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira. Non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà. La scienza svanirà. Conosciamo infatti imperfettamente e imperfettamente profetizziamo. Ma quando verrà la perfezione sarà abolito ciò che è imperfetto. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando mi sono fatto adulto ho smesso ciò che era da bambino. Adesso vediamo come in uno specchio, in immagine ma allora vedremo faccia a faccia adesso conosco in parte ma allora conoscerò perfettamente come perfettamente sono conosciuto ora esistono queste tre cose la fede la speranza e la carità ma la più grande di esse è la carità ecco allora che Paolo qui tratteggia pennella eh, in un succinto quadro il dinamismo della carità. Se ricordate la volta scorsa abbiamo detto che la carità è un abito, un unico abito, da cui procedono degli atti di amore. E qui Paolo ne ha espressi e indicati alcuni. La carità è magnanima, dice Paolo, cioè ha un animo grande non si voce alle piccole cose, ma fa guardare, fa guardare alla grandezza dell'operazione. La carità non si vanta, ecco sono tredici verbi con cui Paolo dinamizza l'abito della carità. Non si vanta la carità, non si pompa, no? non, non mette in mostra o in risalto le proprie qualità, le proprie grandezze per eh, elevare se stessi, no? per insuperbirsi. Non si gonfia la carità, non pone se stesso al centro della vita, al centro dell'esistenza, al centro dell'attenzione di tutti. La carità non manca di rispetto agli altri. Chi ha la carità è rispettoso delle persone, è rispettoso dei ruoli, è rispettoso di ciò che a ciascuno appartiene secondo il proprio diritto. La carità non cerca il proprio interesse, la carità non è egoista, ma si volge agli altri, si volge a considerare anche il bene degli altri e che spetta agli altri, che è dovuto agli altri. Non si adira alla carità, non si adira, non scatta facilmente e non si adira senza uno, una giusta motivazione. Abbiamo spiegato qualche tempo fa, parlando delle passioni tra ira santa che è dovuta, e, e di cui anche lo stesso Gesù ha fatto uso quando ha incontrato i mercanti nel Tempio, ma fuori di quelle condizioni, quando l'ira eh, anticipa il giudizio della ragione, è peccaminoso e la carità non può adirarsi. Chi è agito dalla carità, chi vive nella carità, chi è mosso dall'abito della carità è, è pacifico, è tranquillo non è litigioso non è attaccabrighe la carità non tiene conto del male ricevuto ecco, la carità ha uno sguardo lungo no? soprassiede non si fissa a considerare le offese ricevute i torti ricevuti ma lascia passare, perdona facilmente è disposta a perdonare con facilità. Non gode dell'ingiustizia la carità. La carità non gode là dove è in atto a qualunque livello una qualunque forma di ingiustizia che nuoccia al prossimo, che nuoccia al, al buon nome del prossimo, che nuoccia ai diritti del prossimo. Non gode dell'ingiustizia la carità. Ma si compiace della verità. Abbiamo detto che Dio è come una medaglia, come due facciate di una medaglia: da una parte Dio è carità, dall'altra Dio è verità. Dio è verità e Dio odia profondamente la menzogna. Ecco perché Paolo dice che la carità non si, compia, si compiace della verità, non si compiace della menzogna e si compiace della verità. La carità è tutto scusa. Perché l'uomo di carità è disposto a soprassadere al male che riceve. È disposto a trovare delle giustificazioni in colui che sbaglia e nei motivi per cui sbaglia. La carità tutto crede. Tutto crede. Tutto crede la carità. Tutto crede. Cosa vuol dire che tutto crede la carità? Vuol dire che non mette obici, non mette diaframmi, non mette, eh, come dire, dei bastoni all'agire di Dio che si rivela, e in qualunque forma si riveli. Là dove c'è autentica comunicazione di Dio, la carità fa dare il suo assenso, fa dire sì, qui c'è Dio, qui c'è il dito di Dio, anziché negare, anziché contestare anziché offendere lo Spirito Santo anziché peccare contro lo Spirito Santo perché chi nega l'evidenza di una verità che procedesse da Dio chi non credesse a un'azione di Dio Ich tenunk, che parla qui e oggi all'umanità per avvisare magari di certi pericoli e ce ne sono di pericoli grossi che corrono l'umanità. ecco, uno che si comporta così che nega che nega bestemmia lo Spirito Santo, lo bestemmia perché nega l'evidenza di una manifestazione dello Spirito, perché è ovvio che se lo Spirito si muove ad agire, a parlare, lo fa perché vede quello che noi uomini non vediamo, ha il polso della storia, il Signore, ciò che noi non abbiamo e che spesso manco i pastori hanno, molti pastori non hanno il polso della storia. No. E allora Dio che vede, come, come dice il proverbio, eh, Dio vede e provvede. Sì, Dio vede e provvede. E allora ecco che la carità tutto crede. Laddove scopre che c'è il dito di Dio che opera, dove scopre che c'è il dito di Dio che parla, lì, la carità fa dire sì, è così, è vero, ci credo. e Conseguentemente, la carità tutto spera da Dio e tutto sopporta per amore di Dio. La carità sopporta e, a seconda del livello e del grado di carità, può sopportare da cose minime, da piccole contraddizioni: può arrivare a sopportare addirittura il martirio, che è l'atto supremo di carità. Come ha detto Gesù: non c'è amore più grande, non c'è carità più grande di colui che che dà la vita per i suoi amici. Ecco, questo era Paolo. <coughs> Scusate, che ha dinamizzato la carità, ne ha fatto lo spettro con 13 verbi. E in realtà che cosa ha fatto Paolo? Ha fatto un po' quello che analogicamente ha fatto anche il Santo Vescovo di Ginevra, San Francesco di Salda. San Francesco di Salda, quando ha cercato di spiegare i sette doni dello Spirito Santo, sapete come li ha spiegati? Li ha spiegati, direi, in modo più, più psicologico che teologico, però ne ha dato una brillantissima eh, definizione. Come ha, defini come ha descritto e definito? I sette doni dello Spirito Santo San Francesco di Sala, ecco, Francesco ha detto: in fondo, che cos'è il Santo Timore di Dio? Sta parlando dei sette doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, e Santo Timore di Dio. Parte dal basso e dice: Che cos'è in fondo, il santo timore di Dio come dono dello Spirito Santo, se non l'amore, la carità che ha timore di offendere la santità di Dio. Eh, che cos'è il dono della pietà in fondo, se non amore, amore che ha un atteggiamento di devozione filiale verso la paternità di Dio? E così via per tutti gli altri doni. Che cos'è la sapienza se non la carità che giudica alla luce della, sapienza, della, della, della legge di Dio? Che cos'è l'intelligenza, l'intelletto come dono dello spirito, se non carità che approfondisce, che penetra i segreti della rivelazione, i segreti dei misteri di Dio? Che cos'è il consiglio, il dono del consiglio, se non un amore che suggerisce ciò che è bene opportuno fare concretamente in vista del bene sommo che è Dio? Che cos'è la fortezza se non la carità, l'amore di carità che si oppone al male per essere fedele al suo amore che è Dio? Ecco, Francesco di Salla, il santo vescovo di Ginevra, aveva dinamizzato psicologicamente i, i sette doni dello Spirito Santo riportandoli tutti alla, alla carità. La stessa cosa, mutatis mutandis, noi potremmo dire... Di tutte le virtù. Ne abbiamo già accennato la volta scorsa, ricordate che abbiamo detto che la carità è madre, regina e forma di tutte, le, di tutte le virtù. allo stesso modo noi potremmo dire, parafrasando San Francesco di Sal, che, che cos'è la fede se non la carità che crede a Dio. Che cos'è la speranza se non la carità che attende tutto dall'onnipotenza di Dio. Che cos'è la prudenza, se non carità che ha timore e che sta attenta a scegliere quei mezzi che gli servono per giungere al fine dell'amore di Dio? Che cos'è la giustizia, se non carità, amore, che dà in nome di Dio a ciascuno ciò che gli spetta? E così via. Che cos'è la veracità? Che cos'è l'affabilità? Che cos'è la liberalità? Che cos'è l'epicheia? Che cos'è la fedeltà? Che cosa sono tutte quelle virtù che noi abbiamo esaminato nel corso di questi ultimi tempi? Se non carità che si dinamizza, che si dinamizza, che, si, eh, come dire, che prende corpo nelle diverse virtù. E tutte le virtù allora possono essere ricondotte alla, alla virtù di carità. Tutte le altre virtù potrebbero essere... Eh, definite e descritte come carità in azione, carità che si fa fede e crede, carità che spera, carità che è giusta, carità che è prudente, carità che è forte nelle tribolazioni e così via, carità che è magnanima, che è liberale e quant'altro. Ora, la carità come abito, abbiamo detto che è un abito, Abbiamo detto che può crescere la carità, non per aggiunta additativa come sassolino a sassolino, ma per una intensificazione di questo stesso abito che pur restando uno, uno identico abito si ingigantisce nella sua intensità. Ecco, come fa allora l'abito della carità a svilupparsi, a crescere? E l'abito della carità cresce, può crescere, solo se noi compiamo degli atti più intensi rispetto al grado di carità che, che un uomo possiede. Facciamo un esempio. Supponiamo, diamo dei numeri. Supponiamo che io possieda un grado di carità, un abito di carità pari a 10. Ora, come faccio io? È chiaramente da questo abito di valore 10, io compio degli atti di carità di valore proporzionato, cioè che valgono 10. Perché il mio abito di carità scatti, aumenti, si ingrandisca, eh, quindi da 10 possa passare ad 11, per esempio, io devo compiere degli atti più grandi del grado di carità che possiedo attualmente. Se ho carità 10, posso compiere atti di amore 10. Ma perché la mia carità cresca io devo compiere atti di amore, 11, cioè atti più intensi. Ma com'è possibile che io compia atti più intensi se ho un grado di carità inferiore? Ecco spiegato come, come avviene. C'è quella che si chiama la grazia attuale, cioè Dio agisce, la grazia attuale è una mozione dello Spirito Santo che ha diverse configurazioni. Eh, ne parleremo meglio poi quando parleremo della grazia. Esiste eh, la grazia cooperante, la grazia ehm, coadiuvante, eh, la grazia che precede, la grazia che segue. Esistono diverse forme di azioni di grazia. Ora, perché un grado di carità possa crescere, c'è bisogno, è necessario, innanzitutto una grazia attuale di Dio. Che noi possiamo impetrare con le nostre buone opere, con le preghiere, con tutte quelle cose di cui abbiamo già parlato e già detto. Ma quindi, comunque, perché la carità aumenti, è necessario che ci sia, da una parte, una grazia attuale di Dio più alta rispetto al grado di grazia che io possiedo, e di carità che io possiedo, e dall'altro lo sforzo della mia buona volontà che deve volere e impegnarsi a compiere quell'atto proporzionato a quel grado di grazia che in quel momento lo Spirito mi concede. Allora, in questo modo, io sono capace, per grazia di Dio, di compiere un atto superiore rispetto al grado di carità che possiedo. E per cui, in questo modo, la carità può crescere e da 10 passare a 11, poi a 12, poi a 13 e così via: crescere indefinitamente. Perché, tra l'altro, abbiamo già detto che la carità può crescere indefinitamente sia la parte della carità in se stessa come abito che può sempre aumentare sia la parte del soggetto che la riceve cioè la volontà e l'uomo che nelle mani di Dio è infinitamente perfettibile ci sono poi quelli che vengono chiamati gli atti remissi che cosa sono gli atti remissi gli atti remissi sono quegli atti compiuti in un grado di eh, carità inferiore rispetto a quello che noi abbiamo abitualmente. Abbiamo detto prima, supponiamo che io abbia un grado di carità 10, però posso compiere degli atti di amore di forza inferiore, di capacità inferiore, per esempio posso compiere un atto di elemosina da 2, posso compiere un atto questo, di aiuto al prossimo da 4. Posso compiere un'opera buona da 5, da 7, da 6. Ecco, per i motivi che abbiamo spiegato prima, questo, eh, questi atti di carità non sono sufficienti a fare scattare l'abito, a fare crescere l'abito di carità. Perché per far crescere l'abito di carità, abbiamo detto che io devo compiere un atto di amore, un atto di preghiera, un atto di bontà da 11 con l'aiuto della grazia preveniente di Dio. Ma normalmente. Se io non arrivo a compiere quell'atto da 11, la carità non mi cresce, resta sempre allo stesso livello. Se ho carità da 10 e compio un atto di elemosina con una intensità da 5, rimane allo stesso livello eh, di carità 10. E allora questi atti, che si chiamano atti remissi, a che cosa servono? Vanno perduti? Non servono a niente? No, no. Eh. Rispetto a questa questione ci sono stati diversi teologi che hanno assunto diverse, diverse posizioni. Per esempio, il Dun Scoto diceva che questi atti remissi eh, saranno remunerati in paradiso con un grado di gloria maggiore, ma questo è impossibile, non è possibile, perché se il grado di gloria dipende dall'atto dall intenso di carità superiore al grado di carità abituale è. È evidente che non ho diritto al premio. Se è un atto remisso inferiore al grado di carità che possiedo, non può meritare il grado di grazia superiore e quindi il grado di gloria superiore. Perché ricordiamo che la grazia è in, in rapporto intrinseco alla gloria. ciascuno di noi avrà in cielo un grado di gloria proporzionato al grado di grazia che ha al momento della morte. Se io muoio in grado di grazia 1, avrò un grado di gloria 1. Se io muoio in grado di grazia 10 avrò un grado di, di, di gloria 10, 100, 100, 1000, 1000, e così via. Niente, niente. E fra un grado e un altro di gloria c'è un abisso, c'è un abisso. Ma di queste cose parleremo poi meglio in seguito. Allora, Duskot aveva questa posizione. Un altro grande teologo, Domenico, Domenico Bagnets, diceva invece che eh, gli atti remessi... Eh, possono aumentare per un atto eh, più fervente. E eh no, un atto fervente non, non è sufficiente a far aumentare gli atti remissi. Un atto più fervente mi fa crescere tutta la carità, da 10 me la fa passare a 11, ma non, non, non trasporta per sé gli atti remissi. O è un atto superiore, oppure gli atti remissi restano atti remissi e basta, mi lasciano sempre a quel livello di abito di carità un'altra un tesi, la una terza tesi era quella dei tomisti che sostenevano ritenevano, alcuni tomisti che eh, eh, questi atti remissi fossero poi premiati un giorno in cielo, sarebbero, saranno premiati un giorno in cielo con eh, un aumento del Duma in gloria ma anche qui per lo stesso motivo di prima la, questa dottrina non può tenere la posizione giusta invece ce l'ha San Tommaso il quale ha detto che per questi atti remissi che non raggiungono la potenza di grazia e di carità abituale che uno possiede, quindi che sono inferiori, per questi atti remissi eh, il buon Dio ci premierà non con la gloria essenziale, con un aumento di gloria essenziale che sarà proporzionato al grado di grazia e di carità che ciascuno possiede nel momento della morte, ma il buon Dio ci premierà con quella che... Può essere definita la gloria accidentale, non gloria sostanziale, ma gloria accidentale. E qui i, i premi possono essere tantissimi perché le meraviglie eh, del paradiso, le meraviglie del cielo, le meraviglie della vita eterna eh, sono incomprensibili a mente umana: per qualità, per quantità, per, per bellezza, per potenza. Ecco ci sono. Eh, non bisogna dimenticare che il nostro corpo è chiamato a, a compartecipare della gloria dello spirito, della gloria dell'anima. E anche il corpo godrà. Se la, il paradiso sarà essenzialmente la visione beatifica di Dio mediante l'intelligenza, che è la prima facoltà eh, dell'anima, eh, che poi ritornerà anche nella volontà e in tutto il resto dell'anima, eh, per fruizione, dal punto di vista affettivo, cioè del possesso di Dio, per ridondanza dalla visione intellettuale, e tuttavia anche il nostro corpo risorgerà. E il nostro corpo, sia pure potenziato, sia pure spiritualizzato, come dice Paolo, ecco, noi seminiamo corpo mortale e risorgerà corpo spirituale. Il nostro corpo sarà dinamizzato dalla vita dello spirito, assumerà caratteristiche eh, straordinarie. Paolo ha accennato alcune di queste caratteristiche. Quelle caratteristiche che avrà il nostro corpo glorioso, l'agilità, la sottilità, potremo attraversare i muri, come ha fatto Gesù quando è risorto, che quando gli apostoli a porte chiuse erano riuniti nel cenacolo, Gesù attraversa a porte chiuse gli spazi. Questa è una delle tante proprietà che avrà il nostro corpo glorioso. E quindi tutti i nostri sensi sensibili, spiritualizzati, godranno però delle specificità, per cui la vista, eh, con la vista noi godremo di bellezze paradisiache straordinarie, con l'udito noi ascolteremo delle melodie assolutamente inconcepibili a mente umana. Pensiamo solo ai cori angelici, miliardi di miliardi di miliardi di esseri angelici a cui si aggiungeranno miliardi di miliardi di esseri umani e, e, e ciascuno con una voce. Ecco, pensate a una grande sinfonia di un'orchestra, pensate alla potenza no, di, di un coro a, a livello umano e fate il rapporto con quello che potrebbe essere un coro, un coro soprannaturale di miliardi e miliardi di esseri, esseri angelici e umani. Quindi sarà una meraviglia, una gioia per il nostro dito. Il nostro odorato, pensate a tanti profumi che fanno la gioia naturale del nostro odorato. Ce ne sono alcuni che sono alcuni unguenti, alcuni profumi che sono preziosissimi e che sono dolci al nostro, al nostro odorato. Ecco, lì il nostro odorato, il nostro olfatto, gioirà eternamente di sensazioni mai inconcepibili adesso a mente umana. E così l'udito, e così il tatto, e così il gusto. Pensiamo al gusto per esempio, pensiamo a quante decornie noi eh, assaggiamo e di cui godiamo, quanti dolci, quante specie di, eh, di, 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 di cakes, come dicono gli inglesi, che sono la delizia del nostro gusto. E beh, lì in cielo il nostro gusto sarà deliziato da eh, realtà soprannaturali eh, rispetto alle quali le delizie eh, dei più gustosi dolci della terra sono nulla insignificante. Ecco, tutto, di tutto questo parteciperanno i nostri sensi. Ora, gli atti remissi, allorché non potrebbero, per i motivi che abbiamo spiegato, non potrebbero essere premiati con un grado di gloria essenziale, cioè con un grado di gloria superiore rispetto a quello che abbiamo meritato, tuttavia questi atti remissi ci servirebbero, nella dottrina di Santo Massimo ci servirebbero a ottenere la gloria accidentale, cioè a darci un surplus di quelle delizie che eh, e di cui godranno i nostri sensi quando il nostro corpo sarà sopraelevato e so, trasformato e soprannaturalizzato. Sopra ecco, vorrei dire in conclusione di questa trasmissione perché il tempo è passato via veloce. Ehm, state attenti, state attenti a certi predicatori. <ride> eh, sia che parlino in televisione, sia che parlino da pulpiti, sia che parlino da giornali, sia che parlino da qualunque altra parte. State attenti a certi predicatori, perché un predicatore, quando parla in modo pubblico, in televisione, per giornali, in chiesa, dovunque parli, un predicatore, quando parla, deve, dovrebbe parlare solo ed esclusivamente Fornendo, comunicando quella che è la dottrina della Chiesa, della Chiesa Cattolica. Uno può anche parlare in nome personale, però deve stare attento, deve stare attento lui a dirlo che parla in nome personale, e deve stare, devono stare attenti gli uditori, perché non possono prendere per oro colato tutto quello che viene, che sentono da un pulpito televisivo, giornalistico o, o, o quello che sia. Perché se uno ha la pretesa di parlare in nome personale, se uno parlando dice, vabbè io qui non voglio esprimere il punto di vista della Chiesa, voglio esprimere il mio punto di vista personale, benissimo. Però se questo tuo punto di vista personale contraddice a quello che dice la Chiesa, allora il tuo, il tuo punto di vista personale non vale, niente, non vale niente. E tu devi innanzitutto dovresti avvertire. Il tuo auditorio, il pubblico che ti ascolta, dovresti avvertirlo dicendo: Guardate, che io non parlo a nome della Chiesa, ma parlo a nome mio personale. Questa dottrina non è dottrina della Chiesa, è dottrina mia personale. E comunque, a monte di ogni discorso, resta il fatto che tu che ascolti hai il dovere non di dare la tua adesione a questo o a quel predicatore che parla a nome suo personale ma devi dare la tua adesione a quel predicatore che parla in nome della Chiesa donando la dottrina della Chiesa, altrimenti non è da ascoltare. Eh, vi voglio raccontare un episodio. Qualche tempo fa, molto tempo fa, io ho scritto un articolo contro una medium, eh, una famosa medium maga del centro, centro nord, eh, una tale Anita Cecconi da Trieste e avevo scritto questo articolo contro i medium contro i maghi, contro i podomanti i cartomanti, contro tutta questa cozzaglia di fango <coughs> di cui parleremo meglio in seguito e questa, questa signora credete bene di probabilmente perché voleva era un articolo quindi voleva spigliarmi dei soldi eh, mi denunziò fece una denuncia al tribunale e io andrai in tribunale um, Andiamo in causa e questa si presentò davanti al giudice con un libro. Mostrò un libro con una perfezione di un sacerdote come a voler giustificare la sua prospettiva, la sua scienza, il suo punto di vista, la fenomenologia eh, carismatica di cui godeva, eh, come se avesse avuto la benedizione da parte del sacerdote e quindi della Chiesa. E questa presenta questo libro con questa prefazione del sacerdote. A questo punto il giudice, che già ex abrupto all'inizio del processo, del procedimento, eh, ebbe a dire, ma veramente allora andava, eh, andava di poca il Maurizio Costanzo Show, qualcuno se so lo ricorderà, e il giudice innanzitutto ebbe a dire, eh, più che da Uva al tribunale, questa sarebbe una questione da Maurizio Costanzo Show. Comunque, non nel merito. Quando questa donna, questa maga, presunta maga, presenta sto libro con la preparazione del sacerdote, il giudice blocca tutto e si rivolge a me e, dice, e mi dice, professore Papadeo, e lei che cosa risponde a questa... E io ho questa mia risposta tecnica con la quale mi finco il processo. E dico, guardi signor giudice, quando un sacerdote parla, può parlare in ciplice maniera. Primo, può parlare fornendo, comunicando il pensiero del magistero solenne, straordinario e ordinario della Chiesa. Secondo, può parlare dando, proponendo delle conclusioni teologiche che si suppongono provate a priori con le fonti proprie della teologia, che sono la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il magistero vivente della Chiesa. Terzo, può parlare a nome personale. Ora ho detto, signor giudice, quando un sacerdote parla nei primi due modi è da ascoltare perché è la Chiesa che parla. Ma dico, quando parla nel terzo modo, la sua è una pura opinione privata che vale e che lascia il tempo che trova. A questo punto il giudice dice, basta, 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 ho capito così. Ho capito. Chiude il processo e la signora maga dovette pagare pure le spese, le spese di viaggio per, per scendere a Roma da Trieste a Roma e dovete pagare pure le spese giudiziarie.